Ciao a tutte amiche e benvenute. In questo tutorial vi voglio parlare della fettuccia. Sapete ormai di che cosa si tratta? Se state sentendo questo tutorial, chiaramente volete scoprire qualcosa di più di questo bellissimo mondo, su questo mondo. E devo dire che io stessa l'anno scorso, quando mi sono cimentata nella realizzazione dei primi pezzi, delle prime borse, delle prime cosine, effettivamente ho fatto tanta fatica a trovare delle buone informazioni. Molti tutorial piuttosto vecchiotti, insomma, piuttosto datati, raccontavano qualcosa sulla fettuccia, su questo benedetto Uncinetto 12 con cui la fettuccia si lavorava, e io così mi sono orientata per i primi acquisti. Ho comprato la fettuccia di cotone, l'Uncinetto 12, e effettivamente è venuta una cosa tremenda, sia perché l'uncinetto effettivamente era molto grande. Oggi come oggi mi accorgo che vado da un 6 a un 8 più o meno, quindi parlo di uncinetti piuttosto piccoli rispetto al 12, e soprattutto vado su materiali diversi dal cotone, però diciamo che ovviamente come in tutte le cose si fa esperienza, si prendono fregature, si acquista roba sbagliata, perché c'è molta disinformazione, c'è molti tutorial su come si crea la borsa, sul punto, sull'attaccatura del fondo, però non ti dicono che materiale devi usare, e qui nasce il problema. Per questo motivo ho deciso di realizzare questo tutorial, perché in questo modo vi do qualche indicazione su quelli che possono essere i materiali più giusti per fare i vari lavori, perché ormai con la fettuccia non si fanno solo le borse. Io sono partita con questo materiale qui, in particolare con questo tipo di rocche, che sono belle piene, non hanno strutture portanti come queste, per esempio, ed erano in cotone le prime della Uked, com'è che si chiama quella marca. Effettivamente è troppo pesante il cotone, sia perché viene un lavoro molto grossolano, più di un punto basso non si riesce a fare, ma soprattutto perché la borsa pesa moltissimo. Quindi mi sono orientata poi sulle microfibre, cioè su materiali decisamente più leggeri, più elastici e quindi anche più facili da lavorare. Cioè, col cotone vi si spezza il polso rispetto alla microfibra, che essendo morbida attutisce anche il lavoro di polso che fate. Questa è una microfibra piuttosto spessa, è molto spessa, dura, anche se ben elasticizzata, e si presta comunque per fare dei lavori, ma difficilmente per fare una borsa, perché una borsa con questa vi viene grossa, pesante, perché la resa del filo varia con il variare dello spessore. Più è larga e doppia la fettuccia, più grosso vi viene il punto, più materiale vi mangiate, quindi ogni giro si mangia molto materiale, quindi una borsa con un materiale come questo vi viene piccola, vi viene pesante. Considerate che questa pesa 900 grammi, quasi un chilo, quindi effettivamente una borsa già vuota vi pesa più di un chilo, perché se poi mettete il fondo, i manici, gli accessori, vi diventa piuttosto pesantina. Però siccome adesso ormai con la fettuccia fanno anche i tappeti, ben venga realizzarci cosine un attimino diverse, alternative sicuramente. Io ci ho fatto anche dei cestini con questi, o dei contenitori, quindi dei cestini quadrati, ovali, rotondi, tipo dei portapenne, dei portacolori per mia figlia, per non avere cose in giro, per avere dei contenitori un attimino più particolari, più così unici. Da questa sono passata a questa, che è più leggera, perché tutte le microfibre più o meno licre che ho trovato in questo tipo di rocche, che hanno il contenitore in plastica, sono risultate più sottili, più leggere, meno spesse rispetto all'altra. Però questo è un materiale che io ho poi smesso di utilizzare per fare le borse, perché questo è il vero materiale di recupero, perché la fettuccia è nata, facciamo una piccola storia della fettuccia. La fettuccia perché nasce come materiale di recupero? Perché le aziende tessili, quando creano quei metraggi infiniti di materiali, attaccano le stoffe chiaramente ai telai delle macchine. Quando la stoffa viene tagliata, tutto il materiale di esubero che sta sul bordo, cioè quello attaccato al telaio, casca per terra, si butta. Qualcuno ha pensato: perché buttarlo? Arrotoliamolo e vendiamolo. Così sono nate queste rocche, che chiaramente presentano, uno, i buchini dei telai, che spesso si vedono, delle imperfezioni chiaramente. Soprattutto questo non è un filo unico, spesso e volentieri trovate due o tre giunzioni, che non solo trovate il filo spezzato, a volte proprio ricucito in modi molto discutibili. E un'altra cosa che dovete sapere è che questa altezza non è costante, perché a volte vi si fa più larga, a volte molto più stretta, e quindi diciamo che non è proprio perfetta. Adesso,
Questa costa 7 euro 800 grammi, ve la spacciano per un chilo, ma questa l'ho pesata, ne ho comprata tantissima, più di 800 grammi, vi assicuro, non pesa. Me l'hanno fatta pagare anche fino a 10 euro. Adesso se me la danno per 7, bene, non ci spendo un euro di più. Se la trovate a 5 è ancora meglio, perché con questo tipo di materiale, più che una borsa, io realizzo cose come questa. Questo è un cestino per la nascita che sto finendo, tra l'altro, e che è molto grazioso perché è un oggetto molto simpatico da regalare. Quindi se pensate che quella rocca l'ho pagata 6 euro, ci fate due cestini con un pezzettino di nastro e un qualcosa riciclato da un'altra bomboniera, fate un oggetto veramente gradito. Penso che se mettete due prodotti, che ne so, un borotalco, uno shampoo, una saponetta, un bavaglino qua dentro, il regalo sia ben gradito. Soprattutto avete realizzato un pezzo unico per una persona che ogni volta che lo guarderà penserà a voi, al tempo che avete speso per realizzare questo oggetto, perché andarlo a comprare si fa subito, realizzarlo, spenderci del tempo, pensarlo, questi secondo me sono i regali più belli, al di là del costo dell'essere o non essere preziosi. Ecco, questo materiale, con tutte le sue imperfezioni, per fare una cosa del genere va benissimo, perché noi abbiamo un fondo, sono partita dall'anello magico, ho fatto tanti giri, poi smettendo di fare gli aumenti, chiaramente il vostro contenitore comincia a chiudersi, io ho utilizzato il punto canestro per portarlo su, ho fatto due giri appunto bassissimo e poi ho aggiunto questo nastrino perché è un bimbo il destinatario di questo pensierino. Vedete, è molto rigido, non si deforma perché ho utilizzato un uncinetto 7 e 8, ho fatto 7 per tutto quanto il sopra. E con il 6 ho fatto il punto basso in modo da dargli questo effetto bombato, ma anche se andava dritto va bene comunque. Per questo ho utilizzato un fondo rotondo, ma si può usare un fondo ovale, quadrato, rettangolare. E allora, visto che di questi oggetti ne faccio tanti, quelle rocche, visto che mi sono economiche, mi consentono di avere due cestini, uno grande, uno piccolo, eccetera, li utilizzo per fare oggetti di questo tipo, difficilmente per le borse. Vi chiederete perché, se costa poco, per questo motivo, essendo molto irregolare, mi capita se ho dei punti particolari, avendo delle giunture, spesso dei nodi o degli spessimenti del materiale, eccetera, vi è mai capitato di lavorare col punto pelliccia? Col punto pelliccia voi dovete lasciare un'asola lunga. Ecco, se c'è un nodo, un'imperfezione, un buco, qualcosa qui e questo punto lo dovete lasciare fuori, come lo coprite? Vi assicuro, in nessun modo. Quindi lasciate perdere questo. Cioè, è un materiale che va bene per alcuni lavori, non va bene per tutto. Quindi, eventualmente, valutate prima il lavoro, cioè dove devo fare una borsa a punto pelliccia. Beh, sapete che questo non va usato. Per il punto pelliccia usate questo. Perché la pizza, come viene chiamata in gergo, rotolo, praticamente è costituito da un materiale che non è di scarto, perché questo non è assolutamente scartato, è proprio un pezzo di stoffa che è avanzato e che loro per non buttare hanno deciso di tagliare al laser, quindi è un tessuto vero e proprio, non è il materiale di scarto come quello celeste, ma è il vero e proprio tessuto che viene tagliato al laser e si realizzano delle pizze come queste, che sono perfette, vedete, non ci sono interruzioni, giunture, nodi, buchini di telai e quant'altro, quindi sono perfettamente uniformi. Se dovete fare il punto pelliccia con questo, mi sembra ovvio che venga benissimo, perché guardate, se io realizzo la solina, guardate, viene liscia, viene perfetta, non ci sono imperfezioni ed è bella da vedere. Questa si attesta intorno ai 10 euro al chilo, quindi diciamo che una rocca di questa la trovate sui 6-7 euro, a volte anche 5 se siete fortunati. Questa qui la trovate a 5, ma è uno scoglio, cioè questa non sta in piedi. Questa la trovate a 10 euro il chilo. Adesso in un chilo ci possono stare 2, 3 o 4 pizze. Da cosa dipende? Da cosa è fatto il materiale? Se è un cotone pesa di più, se è una ciniglia pesa un po' meno, se è lana ed è spessa pesa di più, se è licra microfibra pesa meno, insomma dipende dal materiale. Io per esempio questa pizza qui, adesso l'ho trovata in questo licra, una licra di cotone, ma è molto leggera, un'altra volta l'ho trovata in microfibra. Questa microfibra, vi posso assicurare, al tatto sembra seta ed era una bobina come questa, vedete? Si vede dalla,
dal filato, che non è arrotolato, è perfetto, e questo è uno dei materiali più leggeri che abbia trovato, tanto che con una pizza e mezza, guardate cosa ho fatto, questa era una borsa per una ragazzina che ho realizzato, non pesa niente ed ha una dimensione di circa, saranno 25 centimetri, 26, dal fondo all'estremità, ed è una piuma, cioè questa veramente l'alzate con il mignolo, non pesa nulla. Se l'aveste fatta con questa, ci sarebbe voluta tutta la rocca e questa adesso pesava più di 1 chilo. Perché tra l'altro c'è anche il fondo, che non è niente, però tra il fondo, il manico, gli accessori, qualche etto in più ce lo dovete sempre contare, quindi dovete valutare il lavoro. Quindi ripetiamo, questa sta intorno ai 5-7 euro, questa 5, questa sta a 10 euro il chilo, quindi a seconda del materiale in 1 chilo ci possono stare anche fino a 4 rotoli. Con due fate una borsa di media grandezza, con tre fate una borsa grande se scegliete il materiale più leggero, quindi significa che la borsa finita peserà 800 grammi, 600 grammi, non pesa di più ed è una borsa portabile come questa Lilla che ho realizzato sempre con una microfibra leggera. Questa, pensate, sono due rotoli, ma è talmente leggera che il lavoro è venuto su velocissimamente perché scorre. Quando il materiale è molto leggero ed elastico, la mano non si stanca e il lavoro cammina bene. Ed è molto più grande rispetto alla verde. Guardate, c'è un 4 dita buone di differenza ed è leggera tanto quanto l'altra, perché quando le cominciate a fare, cominciate a diventare esigenti. La borsa la volete bella, grande e una piuma. Perché noi donne qua dentro mettiamo mezza casa, cellulare, portafoglio, l'acqua se serve, fazzolette, veramente l'impossibile. Quindi avete la necessità di fare cose belle ma leggere. La richiesta di molte clienti è proprio questa, me la fai grande, me la fai leggera? Quindi la ricerca che dovete fare è quella della Licra, microfibra, tulle, cioè dei materiali leggeri. L'ultima generazione è questa, quella del cordino. Pensate al primo tutorial che ho trovato sull'uncinetto 12, questa si lavora col 2,5, 3 se avete la mano più larga, ok? Ed è un materiale sicuramente nuovo, c'è sia il cordino Thai, thailandese, che il cordino italiano. Questo si vende in matasse piuttosto informi, tipo questa qui, vedete, è una matassa enorme che poi dovete con la pazienza arrotolare a gomitolo. Questo è un gomitolo e questa è la quantità di lavoro che sono riuscita a fare con mezzo gomitolo. Quindi con questa sicuramente la borsa viene molto leggera, è una piuma, però per il materiale, per il tipo di uncinetto, non ci vedo realizzare una borsa molto grande. Questa secondo me è perfetta per fare delle pochette, delle borse da sera, delle borse da cerimonia, delle chicche. Utilizzando questi materiali si possono utilizzare anche le perle, fare delle lavorazioni con dei punti molto più elaborati. Vedete uno di questi pallini, queste sono 4 maglie, ognuna di queste, questa qui, vedete? Ecco, questi sono 4 maglie alte. Pensate che un solo nodo di fettuccia, questo è un nodo di fettuccia, per fare l'equivalente di questo, con questo materiale dovete utilizzare fare 4 maglie alte. Quindi lascia capire, lascia intendere che non solo è molto più sottile il materiale, ma chiaramente impiegate molto più tempo a lavorarlo. Anche per questo sicuramente si presta per delle cose piccole, per delle chicche, per delle bomboniere, come le chiamo io, cioè per quelle borse gioiello sulle quali veramente mettere in campo, utilizzare delle chiusure clic-clac gioiello, fare delle cose veramente importanti. Quindi queste possono essere delle borse da giorno molto pratiche dove infilate di tutto e di più. Io questa l'ho lavata, l'ho fatta lavare dalla lavanderia a dire il vero, perché non mi sono azzardata, perché non sapevo più che altro il fondo cosa facesse in lavatrice, però vi devo dire che è venuta su, è tornata perfetta, non ha subito alcun tipo di variazione né di colore, non si è ristretta, non gli è successo niente, quindi sono materiali anche pratici. Chiaramente le fettucce sia in pizze che in gomitoli si trovano anche in lana, in ciniglia. Quello che dovete fare sicuramente è cercare i materiali leggeri, perché sono quelli che vi danno la resa migliore. Una borsa deve essere leggera, oltre che comoda, quindi va fatta grande e va fatta leggera. Questo è il primo requisito. Quindi più o meno
dovete orientarvi o sulla licra, microfibra, tulle, che sono i materiali più leggeri e come prezzo intorno ai 10 euro al chilo. Se vi orientate su questo, state intorno, questo un gomitolo mi è venuto 6,50 euro, ma non pesa niente, questo peserà 250 grammi. So che una bustina di cordino thailandese, che più o meno equivale a questo come materiale, costa intorno alle 14-15 euro. Quindi un pochino più costosa, però penso che una pochette ce la potete fare. Queste costano 6, quindi ognuna di esse ha la sua valenza, questo materiale, questo materiale, questo materiale, i prezzi più o meno siamo lì, non scegliete materiali molto più costosi perché non ne vale la pena, soprattutto valutate il materiale in base al lavoro che dovete fare. Se dovete fare un tappeto, scegliete questo. Io ci ho fatto un tappetone ed è perfetto, perché essendo molto più spesso non va incontro ad usura, lo buttate in lavatrice, non ha problemi. Questo va bene per una pochette, questo per esempio per i cestini, per degli oggetti di uso anche quotidiano, vi ricordate questo? E per la maggior parte delle borse giornaliere utilizzate questo, quindi 10 euro, 15 euro, 5 euro, 6 euro, 7 euro, a seconda anche dei fornitori. Guardate bene anche su Facebook, vi posso dare questo consiglio perché nelle varie pagine dedicate ovviamente all'uncinetto trovate molte venditrici che ovviamente vi propongono anche delle promozioni, quindi spesso si possono fare dei buoni affari contenendo anche i prezzi di spedizione. Quindi diciamo, vi potete, diciamo, arrangiare anche su Facebook, anzi a volte trovate più lì che su altri canali, su altre pagine di mercerie che hanno poi tra l'altro dei costi di spedizione molto molto alti. Poi nel prossimo tutorial vedremo gli accessori, vedremo i fondi, vedremo i manici, come si attacca soprattutto un fondo secondo una tecnica veramente perfetta. Ecco questa. Vi insegnerò questo tipo di chiusura, cioè questo tipo di attacco che è assolutamente perfetto. Quindi vedremo questo e faremo una review proprio specifica anche per i fondi e per i manici. Grazie e a presto.